C'è? C'è Duke? C'è? C'è? Piano, piano. Ecco, questo è il movimento da far fare al piano. Bravo Duke, bravo. Bravo, bravo. 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 Abbiamo Kira e Duke, che sono due meticci meravigliosi che voi avete addestrato, vero? Sì. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane da tartufo? Circa 3 anni per tirar fuori un cane buono, un buon cane da tartufo. I cani da molto piccoli vengono portati a giocare con il tartufo e iniziano la loro ricerca per gioco al tartufo e chiaramente poi si vengono premiati con qualsiasi cosa, insomma un po' di pane o cose del genere. Loro tendono a mangiarlo il tartufo? Sì, sì. La tendenza è quella, però dipende un po' dalla tipologia di cane. Se si addestrano bene non lo mangiano. Ah. Guarda, mi sembra che stiano trovando qualcosa. Sì, infatti si vede dal movimento della coda. Stai giù. L'Abruzzo, soprattutto in questa zona che ricordiamo, siamo a Gamberale, okay. E siamo precisamente sulla vallata del Sangro. Ecco. È una zona ricchissima di tartufo, ci sono più di 26 tipologie di tartufo, no? Sì. Ecco, stabiliamo magari le più importanti, che sono il tartufo bianco. Tartufo bianco, poi c'è il tartufo invernale o nero pregiato, che è un tartufo un po' più pregiato che si trova nella zona dell'Aquilano. Poi c'è il tartufo bianchetto invece che fa piuttosto sulle colline, viene ritrovato soprattutto sulle colline e in mezzo all'erba. Il tartufo d'Abruzzo, che è un tartufo pregiatissimo, a che prezzo lo troviamo sul mercato? Allora, il tartufo estivo all'incirca sui 150 euro al chilo, mentre quello invernale o il tartufo bianco, il più pregiato in assoluto, partiamo credo da una base di 2.000 euro per arrivare poi fino a 2.500, 2.700, 3.000, a seconda di quella che è la produzione annua e a seconda del quantitativo che ce n'è nel terreno. Allora, visto il prezzo, direi di andare subito a cercarne sì. Un po', eh? Andiamo? Sì. Fai strada? Sì, sì. Tartufo fresco dura all'incirca una decina di giorni, quindi per spedire questa merce all'estero molte volte ci sono dei problemi per i tempi di consegna e non c'è un modo per sterilizzare a casa il tartufo. Però in laboratorio noi che abbiamo dei macchinari appositi per la lavorazione riusciamo a sterilizzarlo e a dargli una scadenza di 24 mesi. Mercato purtroppo oggi si trova anche il tartufo cinese, un fenomeno che in Italia comunque è illegale. Il tartufo cinese non ha odore, è come una gomma, è prodotto in laboratorio, penso. Una ricetta tipica dell'Abruzzo è la chitarrina al tartufo, che è fatta molto semplicemente. Mettiamo una noce di burro all'interno di una padella, aggiungiamo del tartufo fresco a scaglie, una volta scolata aggiungiamo la pasta sulla noce di burro e del tartufo e affettiamo di nuovo delle scaglie di tartufo. In 5 minuti questo piatto è pronto. Voi però il tartufo da mettere sulla pasta, la nostra chitarrina non ce l'avete. Noi pasta secca e pasta fresca, il tartufo c'è, però devo dire che pasta, non tremate, bellissima, deve essere anche buonissima. Spieghi? Sono delle